Banca edX entra nella seconda fase. Cosa vuol dire? Quali sono i punti più importanti? Il 2023 è stato l'anno, chiamiamolo, della validazione del modello di Banca edX. Banca edX ha aperto l'industrializzazione del credito per le microimprese in Italia. Ricordiamo, noi abbiamo un credito, un ticket medio di 190.000 euro e il nostro cliente medio è tra 1 milione e 2 milioni di fatturato. Quindi, noi riteniamo ci sia uno spazio non colto nell'offerta alle microimprese italiane e abbiamo un modello che consente di, sia con un'offerta digitale, sia con delle partnership con degli operatori sul territorio, di poter andare a occupare degli spazi di questo mercato. Voi siete una fintech, la tecnologia è una parte molto importante della vostra identità. Quali sono le cose più importanti in questo aspetto? Di tecnologia più qualificanti nella nostra offerta, nel modello di industrializzazione dell'accesso al credito delle microimprese, sono sostanzialmente due. Uno è quello che chiamiamo l'onboarding digitale, quindi la capacità di instaurare nuove relazioni con i clienti, con microimprese sul territorio, totalmente da remoto, intermediati o non da un terzo, con un cliente che dialoga, scambia documenti, sceglie il prodotto migliore e viene indirizzato anche con una fase di consulenza. Totalmente da remoto, con l'offerta di un nostro business banker che sta seduto nei nostri uffici, che è collegato in video con il cliente. La seconda è X-Score, il nostro algoritmo di valutazione creditizia proprietario, che ci consente A di selezionare le controparti, no, migliori e B di essere veloci nell'erogazione. Misuriamo, uno dei nostri KPI sono i giorni medi di erogazione, che misuriamo ossessivamente e riteniamo debba essere sempre più un nostro elemento distintivo. Questo concentrato di tecnologia ha anche l'obiettivo di industrializzare il credito per le PMI. Industrializzazione appunto significa rendere la vita facile ai nostri clienti, attuali e potenziali, quindi non farli alzare dalle loro sedi, non farli andare in uno sportello più volte per compilare o firmare documenti cartacei, interagire in modo snello, rispondere in modo veloce e poi essere noi molto ordinati e riuscire a scalare in termini di dimensioni in modo super efficiente.